comunicazione, un format, una serie di puntate ideate dalla project manager Anna Colotta con lo scopo di valorizzare le realtà musicali, i soggetti che hanno tanto da dire in ambito musicale, soggetti del nostro territorio, del territorio ionico. E Anna Colotta, anche conosciutissima come direttore artistico, ha voluto così selezionare queste realtà, questi soggetti con l'occhio del project manager. Il titolo di questo format è significativo, comunicazione, perché si fonde la necessità di comunicare, di informare, comunic, e azione, azione, agire, nel senso che questa iniziativa agisce nel senso che promuove il territorio, fa crescere il territorio, perché valorizzare un artista locale significa automaticamente, parallelamente, far crescere la realtà di Taranto. Comunicazione, una sfida editoriale e giornalistica che ho inteso sposare. Alla scoperta di Antonello Parisi, musicista, pianista, compositore, arrangiatore, tarantino. Beh, è un'espressione impropria dire alla scoperta di, perché è noto, è arcinoto Antonello Parisi come musicista, ma vogliamo conoscerlo meglio, vogliamo scoprire meglio il suo rapporto con la nostra città, perché poi figure come quella di Antonello fanno crescere il territorio, chiaramente recano un beneficio a Taranto che ha tanti problemi, però anche delle eccellenze. Ha il virtuosismo di Antonello Parisi. E allora, Antonello, parlaci di te. Beh, intanto grazie per le bellissime parole, però ci sto lavorando ancora, te lo dico. Un po' la mia storia, in sommi capi, diciamo che nel 2000 ho vinto un riconoscimento alla Berkeley di Boston, a Perugia, e questo mi ha incoraggiato a continuare a studiare. E in quel periodo, ricordo molto bene, mi alternavo tra, diciamo, quelle che erano le mie produzioni musicali e anche la direzione artistica di noti festival, tra cui cito uno solamente, Pulsano Jazz, che fu un festival che portò artisti di fama mondiale in questo piccolo paese, che per un attimo è diventato, diciamo, una città del mondo. L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Poi c'è stato l'incredibile incontro con Bob Franceschini, che io considero
una persona, a questo punto una persona di famiglia, visto che ci rincontriamo dappertutto, a New York, a Taranto, e forse voglio dire ci incontreremo pure sul Tibet, perché sembra una casualità che però casualità non è. Ho incontrato Bob, aveva un progetto di tarantini e ci tengo veramente a farlo notare, e si chiama il gruppo Irene Sato Vertigo. Noi suonavamo delle composizioni, più o meno mie composizioni, e abbiamo prodotto un CD edito dalla Video Radio, etichetta in connessione con Rai Trade, e Bob fu il nostro ospite, diciamo, no? La special guest di questo progetto, e diciamo ha avuto anche un discreto successo, delle ottime recensioni, e dopo la registrazione con Bob è rimasto un rapporto anche di profonda amicizia, tant'è vero che Bob mi invitò ad andare a New York, dove sono stato per un paio di mesi, mi pare nel 2005-2006. Quando ho visto ovviamente New York era impossibile non ritornare, per cui con Bob decidemmo un attimino come e quali possibilità. Una delle possibilità era ritornare a frequentare i college, eccetera, eccetera, che è stata un'esperienza bellissima, durissima anche, che è durata 6 anni, in cui ho conseguito il Bachelor of Arts in Fine Arts in Performing, in piano performing, e il Master in Composizione e Arrangiamento al Queens College. E, nel frattempo, ovviamente, quando sono stato a New York, con Bob ci siamo visti molto spesso, abbiamo suonato insieme, insomma, voglio dire, un rapporto che non è mai finito in realtà. Anche quando io poi ho deciso di tornare nella mia città, e guarda un po', noi eravamo proprio in procinto per cercare di in qualche maniera rimarcare quello che è il mio lavoro passato proprio con la produzione dei South Vertigo, e incredibilmente un mio amico Alessandro Napolitano mi ha informato che Bob era qui per una masterclass, quindi una coincidenza incredibile, e io l'ho colta subito al balzo. Infatti voglio dire, con Bob voglio dire è stato facilissimo invitarlo oggi, e ci siamo così, abbiamo fatto una piccola reunion, diciamo, con lui. Potremmo dire, Antonello Parisi, sospeso tra l'America e l'Italia, tra l'America e Taranto. Beh, certamente parliamo, hai citato New York, e parliamo ovviamente di una così realtà enorme, però c'è sempre il richiamo alla terra natia, il nostro mare, il nostro lungomare. Basta così guardare uno scorcio del panorama di cui noi tarantini godiamo per avere davvero un sobbalzo al cuore.
Beh, io la mia città l'ho sempre portata nel cuore e seguivo anche lì da New York anche le vicende, voglio dire, di questa amatissima terra che ovviamente purtroppo ha vissuto anche un periodo e sta vivendo un periodo, speriamo, di trasformazione in meglio. Non voglio rimarcare, ma i problemi li conosciamo tutti quanti. Taranto mi è sempre rimasta nel cuore. Posso dire che New York in qualche maniera ha qualche cosa di tanto, perché è una città che è sul mare, una città che è fatta di ponti meravigliosi. Noi nel nostro piccolo abbiamo qualche cosa di quella magnifica città, per cui la connessione è rimasta sempre. Poi io non sono scappato da Taranto come molti possono pensare, io sono andato in questa magnifica città per perfezionarmi non sapevo se sarei tornato o se sarei rimasto lì. Il destino ha voluto riportarmi in questa magnifica terra, un po' come Ulisse è ritornato a Itaca, e io sono felicissimo, perché fondamentalmente poi ho ritrovato tutte le mie amicizie, ho ritrovato il calore anche della famiglia. Insomma, è un momento bellissimo ritrovare quel terreno in cui io avevo seminato e oggi in qualche maniera mi ripaga con i suoi frutti. Abbiamo parlato dell'amore di Antonello per la terra natia, per Taranto. Parliamo dell'amore di Antonello per la musica, un amore che è diventato professione. Sì, è un amore sin da quando ero bambino. Mi ricordo che i miei genitori mi regalarono. All'epoca, negli anni 70, si usava comprare questi pianoforti antichi un po' come arredamento. Poi ci accorgemmo in realtà che avevo delle talento, diciamolo. Diciamo che mi ricordo che il mio primo blues l'avevo composto forse a 6 anni sui tasti neri, però ancora lo ricordo come. Poi purtroppo, voglio dire, questa è una storia, ecco, ti faccio un gossip che pochi sanno. In realtà ebbi un incidente alla mano che ha precluso in maniera importante, diciamo, la mia evoluzione pianistica. E incidente che sono riuscito a recuperare con un intervento incredibile quando avevo 27 anni. Quindi la mia storia è anche una storia di volontà e in qualche maniera anche di sofferenza, però grazie a Dio, voglio dire, oggi è la mia professione. Direbbero i latini ad astra per aspera, alle stelle passando dalle asperità, dalle difficoltà. Certamente, voglio dire, proprio con Bob questa mattina stavamo parlando di quanto sia necessario, assolutamente, probabilmente per l'evoluzione dell'anima, trovare anche le giuste difficoltà per trovare le giuste motivazioni per poter proseguire il cammino. Antonello, parliamo degli ultimi tuoi progetti, facciamo un breve così, cerchiamo di ricapitolare le tue ultime produzioni e poi così anticipaci qualcosa.
E diciamo che da quando sono tornato, sono ormai circa 2-3 anni che sono stabilmente qui, ho avuto modo di riconnettermi con tutti i musicisti di Taranto, tra cui vorrei citare anche Antonio Cascarano, che ci sta ospitando e con cui ho anche un'amicizia che va al di là del rapporto musicale, e con tanti altri bravissimi musicisti tarantini e anche al di fuori. Dal punto di vista jazzistico sono sempre in giro, chi mi conosce mi vede. Ultimamente sto riproponendo appunto questo progetto Vi racconto l'America, in cui suono le mie composizioni e con il pubblico interagisco raccontando gli aneddoti, tutte le cose che magari sono successe in America, cercando di colmare quella curiosità che noi abbiamo di questo magnifico, diciamo, continente. Bene, e allora Antonello, intanto grazie per averci resi edotti sulle tue evoluzioni musicali, perché fai parte del patrimonio tarantino. C'è un'altra Taranto, la Taranto che vogliamo, la Taranto che emerge, la Taranto che fa crescere i propri figli, i propri talenti, talenti grati alla nostra città, perché poi ritornano con piacere e impreziosiscono il territorio tarantino dopo aver acquisito, dopo essersi formati attraverso esperienze all'estero. Beh, approfittiamo di questa giornata fortunata, perché così, proprio davvero per coincidenza, abbiamo il piacere di avere qui Bob Franceschini. Allora magari potremo completare questo nostro incontro con due chiacchiere con lui. Certamente, vorrei solamente fare una piccola presentazione. Bob è un musicista che suona prevalentemente il sax tenore, ma anche altri strumenti. È un musicista che ha suonato con tutti, molti lo conoscono appunto per la sua permanenza con la band di Mike Stern, che è un famosissimo chitarrista conosciuto, voglio dire, per chi è nell'ambito, però è un sassofonista che ha suonato veramente con tutti, con George Benson, con Chick Corea, con anche nell'ambito della musica pop ha suonato con Ricky Martin, con Jennifer Lopez, di tutto di più, insomma, e sto solamente elencando veramente pochissimi nomi, ma potrei continuare, voglio dire. Thank you.
allora approfittiamo, ci farai anche da interprete, visto che sei diviso tra Stati Uniti e Italia e Taranto. Beh, chiediamo intanto a Bob cosa, che idea si è fatto di Taranto, e poi questi progetti musicali che vedono uniti te e lui, Stati Uniti e Italia. Questa, usiamo una parola forte, internazionalizzazione della nostra città. What do you think about the city Taranto? I know that you this morning you were looking for you know our sea and other you know monument, so you were so happy to see a story, a lot of history in our city. And also, what do you think about you know the project that we did together and so? Hello, hello. First, I want to say thank you to allow for people to meet maybe Antonello for the first time. I hope that you have a chance to listen to his music, because we can speak a lot here and put words to things, but music will speak louder than any words that we may say here. If you listen to his music, you will find a very accomplished composer. So when I came to Taranto to play with Antonello, invited to play with him, I had heard his compositions, some compositions, and I felt that from my experience with some great, I was very fortunate since a young age to play with really super highly serious composers and musicians that are very dedicated to having music go to a level that maybe is a little bit deeper than music in the background. It's music to sit and really experience the music. Maybe it's so when I heard Antonello's music, it was this kind of music. It was the kind of music that you sit down and you listen to it and you go, what is this making me feel beyond? There are no lyrics. So one must use your heart and your imagination to listen to this music. And so when I heard the music, I heard something different from what I was used to in terms of the influences of the music. And when I got to travel to Taranto and I saw the sea and I saw the beauty of the architecture, but mostly the energy of people here, people seem more sincere to me than maybe what I'm used to in New York. You run all kind of different people with all kinds of motivations for living. So coming here, I found a sense of quality of the beauty of living. And so this comes through in Antonello's music very clearly. When you hear his music, you're hearing this beautiful sea, the beautiful people, the region. You hear it, it's there, so clear. And so that, I think, was what drew me to his music. Thank you.
ok. Riassumiamo, ho sentito l'amore per il mare di Taranto, lo città. Lui dice che più delle parole contano i fatti in musica, nel senso che più che parlare bisogna ascoltare e suonare. Lui invitava appunto ad ascoltare la mia musica e parlava appunto della mia ispirazione compositiva come compositore. E lui ha potuto ammirare molto, diciamo, quelle che sono le mie doti come compositore, e guardando la città di Taranto, il sole, la bellezza, ha parlato molto bene, appunto ha detto che c'è molta ricchezza tra le persone della nostra città, molta sensibilità. Lui, attraverso le mie composizioni, può veramente percepire e sentire appunto il sole, il mare e, diciamo, soprattutto il cuore della nostra città e dei suoi cittadini. Antonello Parisi, musicista, pianista, compositore, arrangiatore, una perla per la città di Taranto.